Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con Friuli in diretta. Oggi anche giornata di partita con l'Udinese che affronterà l'Inter in casa al Brunelleschi Stadium. Questa sera alle 20:45 dedicheremo un ampio spazio alla pagina sportiva con tutte le notizie, le anticipazioni in vista del match di oggi, che è un match molto importante. Arriva la capolista che ormai si avvia a conquistare il suo 20° scudetto e dunque a conquistare e a poter mettere la stella, la seconda stella sulla maglia a partire dal prossimo campionato. L'Udinese però non può guardare in faccia a nessuno in questo momento perché ha bisogno assoluto di far punti, ha bisogno di far punti per allontanarsi dalla zona retrocessione, ci sono ancora tante partite da giocare, non bisogna assolutamente guardare, come diciamo, in faccia a nessuno, che si chiami Inter o qualsiasi altra squadra. L'Udinese deve dare il massimo, ma ne parleremo quando avremo tutti i contributi da proporvi, anche in questa prima parte, relativi allo sport. Ma intanto cominciamo con la cronaca, perché una donna di 30 anni è stata soccorsa poco prima delle 8 questa mattina, dopo una caduta all'interno del gretto del torrente Buttazuglio. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Tolmezzo assieme ai sanitari. La donna, sempre cosciente, è stata trasferita d'urgenza a bordo dell'elicottero del 118 all'ospedale di Udine, dove si trova ricoverata in prognosi riservata. Nella caduta ha riportato diversi traumi, indagano i carabinieri. Secondo le prime informazioni, sarebbe scivolata mentre stava attraversando il ponte, cadendo all'interno del corso d'acqua. Ecco, vedete alcune foto delle immagini che ritraggono i pompieri, i vigili del fuoco nelle operazioni di perlustrazione. E poi, ecco, vedete il ponte dal quale la ragazza sarebbe scivolata e caduta e poi recuperata ed è ricoverata ad Udine in prognosi riservata. C'è stato un altro intervento ieri di recupero di ragazzi, questa volta bloccati nel fiume Isonzo. Due giovani sono stati sorpresi dalla piena improvvisa del corso d'acqua su un isolotto, e sono stati dunque portati poi in salvo a Gorizia. Vediamo il servizio. I vigili del fuoco del comando di Gorizia sono intervenuti domenica intorno alle 18 con una squadra supportata dal personale dei soccorritori fluviali alluvionali nel fiume Isonzo, nei pressi del ponte 8 Agosto, per soccorrere due ragazzi che erano bloccati su un isolotto. L'apertura della diga di Salcano ha provocato l'innalzamento del livello dell'acqua del fiume, bloccando, come detto, sull'isolotto i due giovani che hanno chiamato successivamente i soccorsi. I vigili del fuoco, raggiunta la riva del fiume, hanno messo in acqua il gommone da rafting e tre soccorritori hanno pagaiato fino a raggiungere la lingua di terra emersa, dove si trovavano i due che sono stati caricati sul gommone e riportati a terra incolumi. I vigili del fuoco ricordano che raggiungere e stazionare nelle lingue di terra emerse nel letto del fiume Isonzo è sempre pericoloso, in quanto, a seconda delle esigenze, la diga di Salcano viene aperta senza preavviso, provocando il naturale aumento del livello dell'acqua e della corrente. Ecco, evidentemente c'era un problema con le immagini, nel senso che quelle che vi abbiamo mostrato adesso sono corrette del recupero nel fiume Isonzo, ma torniamo un attimo, allora chiedo alla regia di tornare un attimo indietro per farvi vedere invece quello che riguardava il recupero della ragazza. Eccolo qui, questo è lo scatto dei vigili del fuoco, del recupero della ragazza sul greto del fiume, del torrente Butte, la ragazza che dice di essere scivolata, caduta poi e si è fatta male, si è infortunata ed è stata ricoverata in prognosi riservata, tuttavia è rimasta cosciente, tant'è che ha potuto raccontare quello che le era capitato. Adesso invece andiamo a vedere il servizio sulla protesta che ha riguardato questa mattina sul Brennero una nutrita rappresentanza di Coldiretti, tra cui c'erano anche quelli di Pordenone. Il servizio di Monica Nardini.
Migliaia di agricoltori della Coldiretti riuniti al valico del Brennero, con una delegazione anche dal Friuli Venezia Giulia, a tutela dei prodotti made in Italy. Avviato questo lunedì mattina un presidio per fermare, come spiega l'organizzazione degli imprenditori agricoli, l'invasione di prodotti alimentari stranieri spacciati per italiani, gli arrivi incontrollati di alimenti dall'estero che spesso, afferma Coldiretti, non rispettano le regole di quelli nazionali e fanno così concorrenza sleale alle produzioni italiane, facendo crollare i prezzi pagati agli agricoltori. Oggi siamo qui al Brennero per cercare di fermare tutto il falso Made in Italy che transita da questo valico, ma che può rappresentare benissimo tutte le altre porti e valici del nostro paese, dai quali entra sempre di più ancora tanto Made in Italy prodotto in altri paesi e spacciato come prodotto italiano. Questo sicuramente è un danno enorme per la nostra economia, per le nostre aziende, e quindi è giusto ritornare qui a ribadire la nostra attenzione verso questo fenomeno. Vogliamo difendere l'interesse del consumatore e dimostrare, far vedere che molto prodotto che arriva sulle nostre tavole viene etichettato, viene prodotto in modo sbagliato all'estero e poi importato in Italia. Chiediamo pari regole di produzione in tutta la comunità europea e possibilmente nel mondo, poiché il mercato è globalizzato. E allora adesso andiamo ad effettuare il primo collegamento di giornata in esterna con il nostro Omar Costantini, che si trova in regione, dove è in corso un incontro per parlare del Friuli che guarda al futuro con una terza ricostruzione. Allora andiamo a cercare di scoprire di cosa si tratta, appena vedremo però il nostro Omar Costantini in grado di collegarsi. Vediamo le immagini che arrivano dalla regione, ma in questo momento sono delle immagini un po' capovolte. Eccoci qui, ci siamo. Ci siamo con Omar Costantini, che è anche subito un ospite da proporci in diretta. E dunque a te, Omar, spiegateci insieme al tuo ospite di che cosa si tratta, perché di terza ricostruzione e qual è il fine di questo incontro e di questa progettualità che guarda al futuro per la nostra regione e in particolare per il Friuli. Una conferenza stampa qui nella sede, come hai sottolineato tu, della regione a Udine. Allora andiamo a capire perché nasce questo progetto, terza ricostruzione. Si parla tanto di province, chi le vuole, chi non le vuole, ci sono state le mini province, non. Insomma, cosa deve venire fuori da questo incontro? Perché sono presenti diversi politici di tutto l'arco costituzionale, come si dice in questi casi. No? Allora, noi quello che vogliamo è che si possa iniziare un dibattito il più trasversale possibile, per coinvolgere il maggior numero possibile anche di persone, di cittadini direi in questo caso, per ripensare un po' il vecchio assetto istituzionale che diciamo è venuto a consolidarsi in tutti questi decenni. Allora, noi dell'Associazione Terza Ricostruzione vogliamo appunto, essendo come dicevo prima, essendo un'associazione culturale, vogliamo andare a toccare i vari problemi in maniera trasversale, senza preconcetti ideologici oppure partitici. Senta, ma mi tocca una curiosità, molti parlano insomma di questi enti intermedi come utili per delegare certe cose che la regione non può seguire, però dall'altra parte si dice anche che ci dà gioco forza essere la ricerca di personale. Dunque, la via di mezzo c'è, non c'è? Allora, una via di mezzo c'è se ripensiamo con altri paradigmi questo ente intermedio. Allora, se anziché chiamarle province, questi territori vengono chiamati enti di area vasta, senza alcuna modifica, è chiaro che la consideriamo come una specie di restaurazione che non serve effettivamente a nessuno. Per cui quanti enti di area vasta? Io direi in funzione delle esigenze regionali. È chiaro anche che il paradigma deve cambiare. Noi riteniamo che un approccio ecopolitico, dunque tenendo conto degli
o del paradigma ecosistemico, possa aiutare tutti a ripensare un po' la suddivisione del territorio. Questo chiaramente non vuol dire che metteremo una città davanti a un'altra città, si tratta semplicemente di capire che ci sono delle esigenze geografiche, geologiche, economiche diverse da territorio a territorio. E secondo me si va cambiando la prospettiva, si va oltre la problematica del personale sì o personale no. Poi secondo me il personale lo si trova in funzione poi delle soluzioni proposte. Ecco, ma magari qualcuno potrebbe dire, come lei l'ha un po', diciamo, ha preso una tangenziale esterna, no? Del serio, non è che si rischia di creare delle poltrone per quelli che non sono riusciti a passare al primo turno, cioè tanto per dare il contentino e via dicendo, col rischio di creare l'ulteriore carrozzone e poi alla fine l'utilità è zero. Allora, se si ripropongono le ex province così come sono, per noi è un modo nascosto di confermare delle poltrone. Ecco, la domanda è, tra la regione e i comuni c'è necessità di avere un ente intermedio oppure no? Allora, se dopo il dibattito che avremo creato, magari ci renderemo conto e magari i cittadini nella loro maggioranza diranno no, non c'è bisogno di un ente intermedio, vabbè, pazienza, prenderemo atto che non abbiamo bisogno di un ente intermedio. Però io credo che un ente intermedio sia necessario, perché Trieste, prendiamo... La domanda era questa, modello Trentino Alto Adige oppure diciamo così 4.0 rispetto a quello che era quello che è l'attuale sistema, diciamo, di specialità del Friuli Venezia Giulia? Domanda insidiosa? Non le diamo le cuffie, non le diamo i 10 secondi. No, assolutamente. Allora, è chiaro che un modello è quello delle province autonome di Trento e di Bolzano, però questo non vuol dire che, perché sono due province, anche noi ne dobbiamo pensare a due enti di area vasta. Ci sono anche esperienze non italiane, che possono essere quelle austriache, quelle svizzere, dove la città viene, dove la città è la campagna, ecco, tutto ciò, il cittadino, cioè l'urbano e non urbano, vengono considerati come due entità diverse. Perché? Perché le esigenze sono diverse. Quindi non credo che ristabilendo gli enti di area vasta, non credo che sarà un modo, diciamo, nascosto per far rientrare dalla finestra coloro che sono usciti dalla porta. Ecco. Senta, proprio l'ultima domanda e poi la lascio, ma in Friuli Venezia Giulia siamo maturi per il passo? Nel senso, i troppi campanilismi presenti sul territorio non rischiano di creare ingorghi dove praticamente si rischia di entrare in vie senza uscita senza un'uscita di fuga chiara e trasparente? No, io penso invece che sia un'ottima opportunità che abbiamo per ripensare noi stessi, per ripensare alla nostra identità che non deve necessariamente corrispondere e cristallizzarsi soprattutto attorno un perimetro. E quindi d'altra parte la legge, la Costituzione ci autorizza ad avere una certa specialità, e io auspicherei che tutti si rendessero conto dell'asse che abbiamo nella manica, di ripensare a noi stessi indipendentemente di fare un salto, cambiando la prospettiva, avvicinandosi a una prospettiva, come dicevo prima, ecosistemica, basata sulle esigenze locali. È chiaro che questo creerà degli scontri, però
ben vengano gli scontri, perché l'alternativa agli scontri è subire, ecco. E qui mi fermerei. Bene, perché altrimenti rischiamo di fare 3 ore solo della trasmissione. Esatto. Bene, ringrazio l'ospite e ripasso la linea a Francesco per la prosecuzione di Friuli in diretta. Grazie Omar, e dopo andremo in città a verificare il resto. Oggi è giornata di ZTL ancora, e siamo ancora in fase di sperimentazione, capire quello che succede. Poi c'è anche la partita con l'Inter che attende le ore in queste ore in vigilia le ore di vigilia della partita che si gioca questa sera. Insomma, andiamo a vedere cosa succede in centro ad Udine in questa mattinata, ma andiamo a parlare anche della festa della Patria del Friuli che si è tenuta ieri e che ha concluso le celebrazioni in una settimana che ha visto tanti eventi nella nostra regione. Ieri si è chiusa con l'evento finale a Tarcento. Una giornata importante per celebrare l'identità del popolo, far conoscere la sua storia ai giovani, dare lustro a coloro che nei secoli hanno reso grande il Friuli. Una grande festa di comunità, il popolo del Friuli si stringe unito, si riconosce e rinsalda il suo sentimento di appartenenza, l'identità, unicità, con vista Go Go 2025. Nel parco della chiesa di Sant'Eufemia a Segnacco, il sindaco di Tarcento Mauro Steccati, insieme al presidente dell'Agenzia regionale per la lingua friulana Eros Cisiliro e al presidente dell'Istituto Ladin Furlan Pre-Checo Placerean Geremia Gomboso, insieme a Barbara Zilli, assessore regionale, è stato depositato un omaggio floreale innanzi il cippo che ricorda Chino Ermacora, scrittore e giornalista tarcentino, fondatore dell'Ente Friuli nel Mondo, della rivista La Panaria e promotore del premio Epifania. In Piazza Libertà successivamente la cerimonia dell'alza bandiera con la bandiera del Friuli e l'inno del Friuli. Dallo slargo il corteo e i partecipanti hanno raggiunto la chiesa parrocchiale di San Pietro Apostolo, dove Monsignor Guido Genero, Don Moris Tonso e Don Italico Gerometta hanno celebrato la messa solenne in friulano con passi anche in lingua tedesca e slovena. Quindi gli interventi ufficiali nell'auditorium dell'ex cinema Margherita con la lettura della bolla imperiale che sancì la nascita dello Stato patriarcale del Friuli, che ha chiuso la giornata. E ieri un altro evento ha attirato la curiosità in città e non solo in città, il raduno dei vespisti. Ecco, vediamo le immagini. Hanno impiegato almeno 5 minuti per completare il transito le vespe che sono partite da via Gemona domenica mattina. Erano in 450 i mezzi che hanno partecipato al raduno organizzato dal Vespa Club Udine, prima edizione, con la presidenza di Carmelo Chiaramida. Tante strette di mano e sorrisi tra amici che si sono ritrovati per trascorrere una giornata sulla due ruote più amata. Sono arrivati appassionati da Friuli, Veneto e dalle vicine Austria e Slovenia, ma anche da più lontano, per esempio da Germania, Spagna e Inghilterra addirittura. Presente al via il vice sindaco Alessandro Venanzi, che ha tagliato il nastro della partenza, e dopo la partenza il vice sindaco dopo la partenza il serpentone si è diretto verso Basaldella e poi Carpeneto di Pozzuolo per fare poi tappa nella piazza di Palmanova, suscitando la curiosità dei presenti. L'evento si è chiuso con un pranzo a Villa Elodia di Trivignano Udinese. Il raduno organizzato dal Vespa Club di Udine unisce giovani e meno giovani appassionati dell'iconico mezzo a due ruote. Uno di essi cavalcava un modello del 1949 tramandato di padre in figlio a partire, pensate un po', da suo nonno. Quindi davvero un'emozione per questo appassionato. Qui vediamo le vespe che sfilano nel loro percorso che le ha portate da via Gemona ad Udine, partenza di mattina intorno alle 10:30, in piazza a Palmanova. Tanta curiosità e una giornata che ancora una volta ripropone, ogni anno si ripropone questo raduno che vede sempre la partecipazione di tantissimi appassionati. Adesso invece andiamo a vedere un estratto
foto della rassegna stampa di questa mattina, nella quale Monica Nardini ha ospitato i sindaci di Barcis e di Malborghetto. Si è parlato della presenza dei lupi, lupi che continuano ad essere avvistati con sempre maggiore frequenza. Fino a quando non si avvicinano ai centri abitati e agli allevamenti, il problema non esiste, purtroppo, però spesso capitano delle aggressioni da parte di questi lupi agli allevamenti e con bestiame che purtroppo muore causando danni a chi alleva. Vediamo l'estratto con le dichiarazioni dei sindaci di Barcis e di Malborghetto. Beh, diciamo che a Barcis ormai la presenza di questi grandi predatori è stata segnalata. Per il momento le predazioni sono avvenute solo nei confronti di cervidi, per cui anche perché allevamenti con bovini ne abbiamo pochi, e caprini e pecore anche. Certamente io non credo che per paesi come i nostri, dove si punta a un recupero di quello che è l'allevamento dell'agricoltura, questa sia una grande opportunità. Oddio, non è per aversela coi lupi, ma finché restano a una certa quota, ben vengano e ci possono stare. Quando cominciano a avvicinarsi ai centri abitati, soprattutto in virtù di quelle che sono le attività svolte dagli allevatori, io credo che incominciano a diventare un problema che necessariamente debba andare gestito. È la principale preoccupazione legata al tema dei predatori carnivori, no? Che sono gli allevamenti prima di tutto, e al di là di ogni strumentalizzazione. Se vogliamo una montagna viva, dobbiamo avere le malghe monticate, no? Dobbiamo avere le malghe con sicuramente le mucche, eccetera. Adesso anche nella nostra località si comincia a pensare anche all'allevamento delle pecore, delle capre, eccetera, che costituiscono sicuramente un aspetto molto interessante anche di sviluppo della montagna. No? Sembra dire, dobbiamo guardare avanti con le attività che si facevano 100 anni fa. È proprio così. Però questo adesso è messo in seria crisi dall'espansione di questi carnivori, diciamo predatori, che nulla contro di loro, ma chiaramente, no, si capisce cosa vuol dire per un allevatore perdere 20 pecore in una volta, 30 pecore in una volta. E questo è il problema, dunque la concreta possibilità che un assalto dei lupi agli allevamenti possa procurare dei gravi danni agli agricoltori e a chi alleva questo bestiame, in particolare, come avete visto, soprattutto le pecore prese di mira dai lupi. Adesso invece apriamo la pagina sportiva con il servizio sulle ultimissime per la presentazione di Udinese-Inter, questa sera 20:45, Blue Energy Stadium. Il 31esimo turno si chiuderà con Udinese-Inter. I bianconeri sono stati acciuffati dall'Empoli, vittorioso sul Torino 3-2, e superati dal Cagliari, che ha battuto in rimonta l'Atalanta. Buono il pareggio tra Salernitana e Sassuolo, così come la sconfitta del Verona, mentre l'Inter coltiva ancora il sogno di vincere lo scudetto nel derby di lunedì 22 aprile contro il Milan. Udinese che sarà priva del suo totem offensivo, Lucca, nonché miglior marcatore delle zebrette con 7 gol in questo campionato. Success però potrebbe scivolare in panchina con Davis out e Brenner anche perché è tornato oggi dal Brasile, ma davanti è in grande spolvero Florian Thauvin, che giocherà in coppia con Pereira, così a destra sarà corsa tra Eisibue e De Bosele, mentre a sinistra Camara si è strameritato la conferma. L'ivoriano ha scalzato nuovamente Jordan Zemura, il quale aveva preso il posto da titolare dopo l'avvento di Cioffi in panchina al posto di Sottil, e sta macinando gioco anche in un momento non semplice per un atleta della sua religione, vista la coincidenza con il periodo di Ramadan. Riguardo l'Inter c'è chi parla di squadra in leggera difficoltà, ma il piccolo calo, nemmeno troppo vistoso, è arrivato solo dopo il contratto colpo dell'uscita dalla Champions League per mano dell'Atletico Madrid. L'Inter nelle ultime uscite non sta affascinando, certo, ma comunque dimostra lo spirito della grande squadra, come successo nell'ultima gara contro l'Empoli nel lunedì di Pasquetta, sospinta anche dalla grande importanza delle mezze ali Barella e soprattutto Mkhitaryan, che conferma ogni partita i motivi per cui ha relegato in panchina Frattesi, come probabilmente lo stesso trattamento avrebbe riservato a Samardžić se avesse vestito il nerazzurro.
È un Inter che tra l'altro sta sopravvivendo a un momento buio anche della Tula. Il francese Thuram non segna da 5 partite a metà febbraio contro la Salernitana, ma fa ancora più notizia l'astinenza da 4 turni di Lautaro Martinez. L'argentino non segna dalla trasferta di Lecce di fine febbraio, quando con una doppietta pesante si era portato a 23 gol realizzati. Lo scettro di capocannoniere non è in discussione, certo, ma chissà che le voci sul rinnovo non lo stiano deconcentrando. Questi ultimi dati non sono positivi per l'Udinese, anche solo per la legge dei grandi numeri che potrebbe portare a sbloccare la coppia più prolifica dell'intera Serie A. Attenzione però anche alle assenze dell'Inter, che ritrova Arnautovic ma perde De Vrij, oltre a Bastoni che alza bandiera bianca, assenza da non sottovalutare sia per la qualità della fase difensiva che per la sua importanza davanti. Il difensore della nazionale azzurra ha messo a referto 3 assist nelle ultime 3 partite dell'Inter, aiutando i suoi a portare in cascina 7 punti. A ogni modo, Cioffi Dixit dare il 200% in campo questa sera per sperare di strappare punti all'Inter è doveroso, anche per non fare la magra figura dell'andata, dove un atteggiamento remissivo misto a un regalo arbitrale aveva fatto maturare un pesante 4-0. E ieri sera è andata in onda Ogni benedetta domenica, che ovviamente essendo alla vigilia della partita ha approfondito il tema delle possibili scelte di Cioffi, in particolare per quanto riguarda l'attacco, possibili scelte di formazione che per il resto sembrano abbastanza obbligate rispetto anche a quelle che erano state le scelte di Cioffi nelle partite precedenti. Per l'attacco manca Lucca, che è squalificato, e dunque l'ipotesi più probabile sembra essere quella di Pereira e Toven. Andiamo subito ad ascoltare il parere intanto però di Calori, il mister collegato come sempre ogni domenica con Massimo Campazzo e i suoi ospiti, anche lui ci presenta Udinese-Inter. Ma questo, il calcio riserva sempre le sorprese, io credo che non è che l'Udinese deve partire battuta, anzi è vero che mancherà Lucca, però potrebbe essere una squadra molto più tecnica e può giocare la palla perché sono tutti giocatori di centrocampo e di come in previsione Toven e Pereira davanti, sono giocatori che alla palla la possono far girare bene e possono creare anche dei fastidi all'Inter. L'Inter è chiaro che è una squadra potenzialmente più forte, però ripeto, il calcio non è codificato il risultato, e infatti i pronostici, fare pronostici sono, spesso vengono anche ribaltati. Io credo che ci sia una possibilità anche di far bene, quindi, perché vedo una squadra che, ecco, con le grandi, con le situazioni difficili spesso fa delle buone prestazioni, perché ancora non ha tirato fuori tutto quello che potenzialmente ha. Quindi lo fa quando c'è grandi stimoli, e questa potrebbe essere un'occasione importante. È uno che conosce il calcio, Toven. Chiaro che non è il suo ruolo fare il centravanti, ma non penso sia neanche la partita dove l'Udinese deve fare, deve dominare il gioco. L'Udinese credo che farà una partita di attesa, cercando di ripartire e portare più uomini possibile dentro l'area quando ci sarà la possibilità, però credo che sia una partita nettamente difensiva. Perché? Perché l'Inter è una squadra che propone gioco, porta tanti uomini in avanti, anche i tre difensori centrali sono i primi registi che avanzano, quindi dovrà essere organizzata bene e chiaramente poi nelle ripartenze, non avendo la profondità, non avendo la fisicità di Lucca, devi giocare con il fraseggio, perché è chiaro, non sono giocatori né Pereira né Toven dove tu la palla gliela puoi dare in profondità, non sono giocatori da profondità, sono giocatori da palleggio. E su questo tema vediamo anche il dibattito in studio tra gli ospiti di Massimo Campazzo ieri sera sul tema sempre delle scelte di Cioffi. Ci si sta concentrando molto sulla scelta per l'attacco, Pereira Toven, vedremo, ma sentiamo. Ricordiamo che Davis non ce la fa, Brenner è andato in Brasile, è tornato oggi pare, se è tornato, perché comunque ha avuto problemi familiari, magari ti tieni Success in panchina perché se no non hai più punto, cioè se lo metti subito titolare poi è finita, è un'idea che dico io, e comunque cioè, è una situazione sicuramente quella per Pereira Toven lì davanti. Però credo che il Success, che era servente al pezzo di Beto, se avessi quello, probabilmente domani partiva titolare. Dicono quello. Cioè, sì, però lui o parte titolare domani
o se no non serve neanche metterlo dentro dopo. Tu dici? Ma sicuro. La risposta sarebbe nuovamente... Ma perché psicologicamente è ovvio che è così, lo no? Lo perdi. Sì. Perché, beh, insomma, tu metti adesso, faccio il vice del centravanti, e non c'è il centravanti, gioca un altro, cioè dopo tu mi chiedi di entrare a 20 minuti. Però l'elemento discreto. È una gara questa qua. Tutto no, quello, però no, vista da calciatore, no, devi fare, ragione, allora no? Noi qua seduti possiamo dire quello che vogliamo, però... D'accordo, però... Lui ha avuto tante opportunità. Ma lo so, ma è come Samardzic, no? Cosa avevamo detto qua? Ti dirò che contro il Torino, quando si parlava, dopo Udinese ha giocato male. Forse è stato l'unico che è entrato bene nel finale. Quella volta è entrato bene. Success, ecco. Sì. Ormai c'è il ragionamento così, se uno reagisce così non ha capito veramente. Lo so, però è così. Perché se tu guardi le partite delle altre squadre, oggi per esempio le hanno risolte chi è subentrato, poi... È così, magari sono giocatori che vogliono giocare, però ormai devi sapere stare in un gruppo. Chiaro che se uno si comporta così, allora è inutile averlo. La cosa che volevo rilanciare esagerando è che secondo me giocheranno sicuramente Pereira, Toven e a destra, secondo me, Boselli. A destra e Boselli? La butto lì. Attenzione! E secondo me fa pure una buona partita. E questa proprio è... Che ore sono? 21:47. Attenzione, segniamocela, che se domani gioca i Boselle, ricordatevi che alle 21:47 con le grandi squadre ha fatto ottime partite, Milan, Fiorentina, comunque le partite in cui tu pensi. Io penso a Zibù e tu pensi a Boselle. Vabbè, tanto. Può essere. Magari poi non gioca nessuno. Però da quella parte c'è Di Marco. C'è Di Marco e dietro Carlos Augusto. Esatto. Magari dopo gioca Success davanti e Pereira. E arrivederci. E allora sentiamo ancora Calori, però, perché abbiamo un altro stralcio degli interventi del mister, ospite fisso di ogni benedetta domenica. Calori che di Udinese Inter ne ha vissuti tante battaglie in campo, con l'Udinese che però spesso è riuscito a fare lo sgambetto alla più quotata avversaria. Sì, il centrale sì, cioè se devi giocare, se c'è un centrale come Giannetti, giochi centro-sinistra, è chiaro che non hai... No, se lo mandi fuori a chiudere è chiaro che vai in difficoltà perché non hai la velocità che può avere uno che lo fa di ruolo, però magari hai l'esperienza che ti può servire in certi casi, magari c'è la copertura di Chiedi a Camarà in questo caso di rientrare di più, cioè sono scelte che uno fa, la valutazione poi lo fa anche come stai fisicamente, come sei mentalmente, secondo il tipo di partita. Però ecco, se lo devi fare come ruolo, è chiaro che vai in difficoltà. Non è il tuo ruolo. Bisogna conoscere la tipologia di come si muove la linea difensiva. Per esempio, faccio un esempio. Sarri fa riferimento palla. Gasperini gioca a uomo. Cioè se giochi di reparto o giochi individualmente, queste cose bisogna capirle, si vedono generalmente, però in quel caso lì Perez, tornando al gol che ha preso l'ultimo che ha preso con De Frère, cosa fa? Accompagna quasi Laurenté lasciando lo spazio. È vero che poi Samardžić non ha accompagnato, non ha fatto la fase difensiva benissimo perché ha fatto un errore, però lo spazio grande ha permesso di dare questo passaggio filtrante perché si è creato uno spazio lasciato da questa copertura lunga, diciamo, che ha fatto Perez, cosa che magari vai e accompagni, ma la zona la devi tenere, la tua zona la devi tenere. Quello è un errore di concetto che non è colpa dell'allenatore, non gli insegna, no? Non è così. Cioè, a volte devi interpretare anche tu il movimento. Andiamo da Omar Costantini perché vi abbiamo anticipato che oggi avremo fatto anche un giro in centro per verificare com'è la situazione con la ZTL, ma anche cosa comporta per esempio in centro la presenza di una squadra di calcio come l'Inter che alloggia all'hotel Astoria, quindi piazza 20 settembre, cosa comporta per il centro della città e vediamo già che qualcosa si può dire, no Omar? Ci sono tanti tifosi dell'Inter, presumibilmente tifosi friulani dell'Inter, tifosi della nostra regione, che tifano Inter, della città e della regione che tifano Inter, che sono lì accalcati vicino all'ingresso nella speranza di poter avvistare qualche loro beniamino.
Sì, allora Francesco, siamo proprio qui all'esterno dell'Hotel Astoria dove alloggia l'Inter, chiaramente come già hai detto tu in fase di premessa prima di passarmi la linea, tantissimi tifosi nerazzurri simpatizzanti del Friuli Venezia Giulia non solo presenti alla ricerca di un autografo, sono tutti qui in coda, ma chiaramente off limits per quanto riguarda il portone d'ingresso, stanno già caricando anche il pullman in vista della partenza verso lo stadio. Allora andiamo a sentire un po' alcune persone. Io sentivo prima lei che da quante ore che è qui? Noi siamo qua dalle 10 di stamattina. Da dove arriva? Noi arriviamo dalla Sicilia, Palermo. Vi siete fatti una bella sfaticata. Una bella trasferta, sì. Per tutti quei chilometri che ho fatto per te. Cosa aspetta stasera? Speriamo di vincere, perché comunque il Milan, nonostante i punti di distacco, è ancora lì e non molla. Certo. Ma a questo punto lo scudetto, come si dice, è già messo in cantina, no? In attesa dello spumante. Diciamo di sì, però certo, fin rischio, quando... C'è il rischio che il tappo poi faccia brutti scherzi? Ma spero di no, non uscire di casa per un mese almeno, spero di no. Buona partita, come si dice in questi casi. Vediamo anche il signore, da dove arriva? Il signore dal Friuli, Palmano. Furlan di Case. Furlan, interista. Ecco, comunque sei in zona ZTL, tra zone gialle, rosse e zone nerazzurre. Ma io lavoro a Udine, quindi ZTL è problema risolvibile, a piedi. Risolvere lo stesso, la ZTL, scusa la partita di voi. Sì. Secondo me sì. Cosa pensi di chi sta a ZTL? Preferivo prima. Ecco. Commento veloce, preferivo prima, non mi piace molto. Tutti. Per quanto riguarda, invece la partita di stasera, cosa si aspetta? Il 2, immagino. Il 2 è fisso. Il 2 è fisso, mi auguro che vinca l'Inter, che giochi bene come sta sempre giocando in questo campionato e che vinca. Certo, anche per evitare spiacevoli sorprese. Esatto. E poi dobbiamo vincere lo scudetto nel derby, quindi dobbiamo vincere oggi e anche la prossima. Omar. Pieno in cascina, come si dice. Eh sì. Grazie al nostro amico di Palmanova. Qui vediamo invece, aspetta la firma di Lautaro. Lei. Mio figlio, sì. Ecco, da dove arriva? Da Udine. Da Udine. E anche lei nella zona ZTL? Più o meno. Ecco, ma è meglio la ZTL o l'Inter in questo momento? Meglio l'Inter, direi. Perché? Per i colori? Per i colori, per i giocatori, per tutto. Certo, invece della ZTL cosa diciamo? Va bene, alla fine non è che cambia molto, sostanzialmente non si entra qua, però non vedo il problema, bene, perché allora... gin abbiamo, quindi... Diciamo che lei è una che si rende un po' fortunata. Ma si fa una camminata, alla fine qua non è che devi entrare in macchina. Omar? Udine piccola, quindi... Quartiere di Milano, come si dice. Esatto. Eccoci. Sì, dimmi. Sì, no, possiamo Pronto? Anche rientrare intanto in studio... Così chiudiamo il resto della pagina sportiva, okay, andiamo sul dibattito giro. E poi ti aspettiamo ancora per qualche collegamento in giro, perché avremo gli ospiti in studio con i quali parlare anche della ZTL e capire quello che succede in zona Piazza 20 Settembre, dove come vedete non ci sono auto, tranne quelle autorizzate dall'altra parte, ma tra un po' vi faremo vedere di nuovo con Omar Costantini la situazione. A questo punto parliamo adesso di basket, perché si è giocato anche con le due squadre friulane, Cividale e Udine, che hanno la prima vinto e ormai si avvicina ai playoff, mentre Udine ha perso, battuta d'arresto per la squadra di Vertemati. Vediamo il punto basket a cura di Stefano Giovanpietro. Cividale, che ha una striscia incredibile. 8 vittorie consecutive. 8 vittorie su 8, è l'unica squadra che non ha mai perso nella fase orologio di tutte quante, perché ha battuto anche Trapani. Adesso si è messa comoda, è addirittura sesta, settima ancora, perché no, Rimini deve giocare domani contro Torino. 30 punti, al destino nelle proprie mani, probabilmente forse anche con una sola vittoria nelle ultime due, e si salva e poi va ai playoff e va ad incrociare quelle che saranno le squadre, quindi complimenti assoluti. Perché voglio parlare di pallacanestro? Perché noi parliamo di calcio come se nel calcio si annidasse i peggiori calcolatori, no? Cioè l'ultima partita, non facciamoci male, eccetera. Ci sono delle squadre che in questo momento stanno giocando a perdere per non arrivare seconde nel girone. Allora rosso. Esatto. Ma è vero, hai anticipato il discorso.
Vado a cercare la pagina. Perché la seconda del girone, diciamo, nord-est, dove Udine e Civitale militano, incontrano... Trapani. Sono nella parte del tabellone della Trapani. Parte, no, del tabellone di Trapani. E allora, oggi abbiamo assistito a due partite, dove le due squadre, seconda e terza, chiaramente non avevano tutta questa gana, come dicono in Sicilia, di portarsela a casa. Prossimamente questa gara rimpiattino... Vedo cosa fa l'altro e lo faccio anch'io. Vedi questo. Però già la prossima giocano tutte e due in casa. In casa non è. Come fai a giocare a perdere? A parte che secondo me giocare a perdere. No, giocare a perdere. Però è vero che hanno perso contro le ultime due del due squadre. Sì, onestamente. Ma sì, ma secondo voi succedono? Io vi ho fatto parlare, ma succedono queste cose qua? Io non ho mai visto nessuno giocare a perdere. Appunto, quello voglio dire. Però la concentrazione può anche venire meno. No, volevo entrare nel discorso basket, perché io sono andato a vedere la partita Civitale Trapani proprio. E la cosa che mi ha colpito è che a Cividale c'è un ambiente bellissimo, veramente di una sportività, veramente carino, cioè è stata creata da, veramente bene come situazione. Mi è piaciuta molto, io nelle poche partite che ho visto di basket, però devo dire che mi è piaciuta molto. E adesso andiamo in pubblicità, tra poco con ospiti in studio il dibattito sui temi di attualità che riguardano la regione e la città. A tra poco. Eccoci qui di nuovo in studio, siamo pronti anche con gli ospiti per un dibattito sui temi di attualità con Sandra Telesca, Italia Viva, buongiorno, grazie per essere qui con noi, con Roberto Novelli, Forza Italia. Allora, intanto vedo Omar Costantini che è pronto in città, ancora per qualche collegamento tra poco, e faremo in tempo reale un po' il punto della situazione per quanto riguarda la ZTL e tutto ciò che riguarda le polemiche che si è portata dietro questa novità. Alcuni dicono troppo spinta, altri dicono invece che va bene, cerchiamo di capire anche i nostri ospiti che cosa ne pensano. Però vorrei approfittare di Sandra Telesca e di Novelli per parlare anche di sanità, perché Telesca è stata assessore alla sanità della nostra regione quando al governo c'era Deborah Serracchiani, poi è arrivata l'amministrazione Federica, oggi c'è ancora Federica, si riparte oggi da questa sanità nella quale per esempio Riccardi nei giorni scorsi ha detto per la riforma bisogna partire dallo status quo. Vorremmo cercare di capire cosa significa, perché poi lo status quo in questo momento significa che i problemi che c'erano allora ci sono ancora adesso e sono soprattutto quelli delle maledette liste d'attesa che sono sempre lunghe e che non si riescono a smaltire. Novelli, parto da lei su questo, poi vediamo cosa dice l'ex assessore. Ecco, allora il tema della sanità è il grande tema che questa regione deve affrontare, ed è uno dei temi che crea anche tutta una serie di informazioni che non sono sempre corrette. Ho qui davanti a me Sandra Telesca, assessore, che ha fatto un percorso importante e che è intervenuta sulla sanità regionale cercando di mettere insieme tutta una serie di azioni che andavano nella direzione di una riorganizzazione necessaria. Lo dico perché è giusto, in quel momento il sottoscritto e quella che adesso è la maggioranza si trovava dalla parte opposta ed è stato difficile, come dire, seguire le azioni di Sandra Telesca, perché la politica, come sempre, ha bisogno di tempo, ha bisogno anche di metabolizzare quelle che sono le realtà, e quindi abbiamo anche contrastato delle azioni. In questo momento, con in mezzo quella grande situazione, quel grande problema che è stato il Covid, ci troviamo a dover riorganizzare la sanità regionale, che fa parte di un sistema che non è soltanto regionale. Sì, infatti diciamo la costante che collega, l'elemento che collega un po' tutto è quello delle liste d'attesa, c'è poco da fare, questo avviene in tutta Italia. Questo avviene in tutta Italia, come anche il tema delle dinamiche che riguardano le professionalità che mancano, a partire dagli infermieri per arrivare a determinate categorie di medici. Su questo volevo chiedere a Sandra Telesca se
quando lei si occupava di sanità, quando ha iniziato il mandato, mi sono passati un po' di anni. Dall'inizio 10 anni. 10 anni. C'era già, si avvertiva già la problematica di carenza di personale, per esempio. Poi andiamo un attimo sulla specifica delle liste d'attesa, di cosa avevate provato a fare voi all'epoca e di cosa si sta provando a fare adesso, con il problema che però è rimasto ancora intatto. Riguardo la carenza di personale, si era già avvertita? C'era stato precedentemente un periodo in cui erano mancavano gli infermieri. Mi ricordo al tempo, ma prima che io diventassi assessore, siccome ho fatto direttore di risorse umane per molti anni in sanità, c'è stato un periodo in cui c'è stato un calo degli infermieri. Poi con la riprogrammazione, devo dire che negli anni del mio assessorato, il tema non era tanto la carenza di professionalità in ambito sanitario, quanto c'era la questione che, per esempio, al contrario di quello che accade oggi, tutti tendevano a venire negli ospedali grandi. L'ospedale di Udine era un ospedale che era molto attrattivo. Quando noi facevamo i concorsi avevamo tantissime persone che magari già lavoravano in strutture sanitarie della regione ed era, diciamo così, un privilegio lavorare in alcuni ospedali più grandi, ospedali attrattivi, ospedali dove c'erano molte possibilità di crescita. La tematica della carenza di figure è di questi ultimi anni e non è solo della nostra regione. Però a questo si aggiunge la questione fondamentale: quanto oggi è attrattiva la sanità pubblica per i professionisti? Dobbiamo forse lavorare su quello e renderla più attrattiva. Ovviamente bisogna rivedere la programmazione, servono più numeri, non in tutti i settori, in alcuni, penso agli infermieri sicuramente, penso ai medici di medicina generale e alcune specialità ospedaliere. Alcune specialità erano carenti anche allora, radiologi, anestesisti, ci sono alcuni ambiti dove è più difficile trovare il personale. Noelli, lei si trova qualcosa di continuità rispetto all'idea di sanità che c'era quando Sanna Tedesca era assessore, quindi c'era un altro tipo di governo regionale, e quello che si sta facendo adesso? Si riesce a trovare un punto in cui dice sì, siamo tutti d'accordo che bisogna fare questo, si era iniziato a fare, proviamo a farlo anche noi? Sì, in realtà c'è continuità perché i problemi sono diventati dirompenti, forse anche in modo, mi permetto di dire, inaspettato sotto certi aspetti, e il Covid, che bisogna comunque ricordare, è stato un momento di svolta in negativo, ha fatto emergere con violenza quelle che sono anche le fragilità e le carenze, ad esempio, di una sanità territoriale, che è quella che dovrebbe dare il maggior numero di risposte a una popolazione che necessita sempre più di risposte che sono legate al territorio. Pensiamo alla cronicità, pensiamo all'età media degli abitanti della nostra regione, chiaramente non è soltanto la nostra regione che ha questo problema, ma di questo stiamo parlando, pensiamo alla necessità di una continuità di cui c'è bisogno tra la persona malata e il servizio che viene erogato dalla sanità pubblica, e pensiamo alle liste d'attesa che sono un problema, è vero, sono un problema, e forse sono il problema di più facile, come dire, consumo in termini anche di informazione e a volte di disinformazione. Per cui il sistema va riorganizzato e qui ci vuole, come dire, una grande responsabilità anche in termini comunicativi rispetto a quello che viene fatto e a quello che molto spesso i cittadini vogliono sentirsi dire. Concludo, guardi, facendo una piccola chiosa. Sandra Telesca sa bene questi passaggi, li conosce bene. Cividale era un ospedale, è diventato distretto. Ora, questo passaggio è stato, da un punto di vista empatico con la popolazione, traumatico, ma in questo momento, quel distretto che dà il servizio per la sanità territoriale deve essere potenziato, e i nostalgici dell'ospedale stanno completamente sbagliando direzione, perché sarebbe un disservizio e un problema legato anche alla sicurezza delle persone tornare indietro. Però bisogna avere anche il coraggio e la forza di dirlo, e anche ammettere a volte degli errori che sono stati fatti. Ecco, su questo, sulla, diciamo che sulla
chiusura di ospedali, no? E sulla, su questo tipo di aspetto sono arrivati i maggiori attacchi e le maggiori polemiche, no? Quella che era l'attività del suo assessorato e della presidente dell'epoca. Ancora oggi si dice: sì, ma cosa vuole la Serracchiani che ha chiuso tutti gli ospedali? Insomma, che poi non era vero, non è vero. Ma che poi anche oggi mi pare di capire che quella sia la strada, tutto sommato, no? di specializzare in alcuni centri, quindi fare di alcuni che erano ospedali dei centri o specializzati o comunque dei distretti o dei pronto soccorsi che siano in grado di intervenire in maniera efficace. Quindi anche questa può essere una linea di continuità, la possiamo definire, però vorrei sentire un attimo la telecamera. Ecco, se vuoi togliessi qualche sassolino dalla scarpa. No, ma sì, ma non... Non con Novelli, per carità, ma con... No, in genere con quello che si dice. Ho ascoltato con attenzione quello che ha detto il consigliere Novelli e così, che dire, è chiaro che in qualche modo mi lusinga il fatto che nonostante con notevole ritardo si riconosca che avevamo visto in anticipo quello che adesso è sotto gli occhi di tutti. Ricordo le battaglie, il consigliere Novelli tra l'altro era anche uno dei più accesi su alcune questioni che riguardavano la sanità territoriale, gli ospedali. Ora dire che abbiamo chiuso gli ospedali è sbagliato, cercavamo di fare quello che credo che anche questa giunta oggi voglia fare, quindi specializzare gli ospedali, ma tenendo conto che appunto, che dire, Novelli adesso potrebbe risentirsi i miei interventi, perché adesso direbbe che avevo veramente ragione, però bisogna comunque ritornare a quello che realmente serve ai cittadini. Abbiamo bisogno di ospedali ben organizzati, ma abbiamo bisogno di una sanità sul territorio e abbiamo perso anche del tempo. Io direi che io prendo atto, non sono quella che dice chi la fa l'aspetti, in politica non funziona così, a me la politica piace quando fa le cose serie, quindi se adesso si prende atto che forse quella era la strada, io l'ho anche dichiarato pubblicamente, noi siamo soddisfatti e saremo pronti anche a dare una mano. Il tema liste d'attesa è proprio, diciamo così, il risultato più eclatante di qualcosa che non funziona a monte e va aggredito, perché poi adesso noi possiamo parlare anche dei tecnicismi, ma la gente quello che rileva è: ho bisogno di fare un'ecografia e poi mi sento rispondere che devo aspettare un anno e magari ho un'urgenza. C'è l'alternativa a pagamento, che non è un'alternativa che va nella direzione di quella sanità che abbiamo creato nel 78 e di cui siamo ancora orgogliosi nonostante tutto. Cosa ci vuole? Ci vuole una migliore organizzazione. E su questo bisogna intervenire. È un problema anche nazionale, oggi si parla tanto su tutti i giornali la questione delle risorse, no? Più risorse, più risorse. Io appartengo a un partito, Italia Viva, che ancora recrimina il fatto che si sia rifiutato di prendere 37 miliardi dall'Europa, dal MES per la sanità, che potevano essere un importante aiuto. E lo si è fatto per questioni ideologiche, come purtroppo spesso accade in questo paese. La politica seria non sempre fa le cose che servono alla comunità. E quindi c'è un tema che è nazionale, c'è un tema che è regionale, anche perché la nostra regione comunque le risorse le mette, grazie all'autonomia ne mette più delle altre regioni, sì. Però non ha i risultati che ci si aspetterebbe. Soldi ci sono, per fortuna. E quindi bisogna entrare, ecco, la nostra regione ha la fortuna di avere più, diciamo così, disponibilità di risorse, però non sta dando i risultati che dovrebbe dare con quelle risorse. Quindi bisogna entrare nell'organizzazione, bisogna capire perché qualcosa non sta funzionando. E credo che a livello di programmazione, di pianificazione regionale, qualcosa si potrebbe migliorare. E bisogna farsi sentire anche però con Roma, no? Per quanto riguarda gli aspetti che dipendono poi dallo Stato centrale, come potrebbe essere per esempio, questo in chiave futura, un'apertura a più studenti nella speranza che poi si possa beneficiare di un numero maggiore di medici e infermieri in futuro, perché 10 anni abbiamo detto prima, partendo come riferimento da quando parlavamo dell'assessorato di Sandra Tedesca, sono un tempo relativamente lungo, ma in questi processi qui è un tempo anche breve, per cui dobbiamo aspettarci che questo problema, anche se si interviene oggi, lo si risolverà forse fra 10-15 anni, verrà risolto, attraverso cose che vanno fatte però oggi. Certo, in realtà però le proiezioni ci dicono che dal 2029 al 2030 e poi ad andare ancora avanti non soffriremo più della carenza di personale sanitario, in particolare di medici. Quindi una riprogrammazione che, come diceva lei, è una riprogrammazione lenta perché richiede del tempo, darà i suoi effetti proprio in quegli anni.
Addirittura ci potrebbe essere negli anni successivi al 2030 un overbooking di medici, quindi paradossalmente potremmo arrivare ad avere un'offerta che è superiore alla domanda, questo in proiezione. È chiaro che la programmazione è stata sbagliata nel corso dei decenni precedenti perché noi abbiamo creato, lo Stato ha creato l'imbuto formativo sostanzialmente che a cui si trovavano gli studenti di medicina laureati che poi non riuscivano ad entrare nelle specializzazioni e adesso ne stiamo pagando le conseguenze. Però in una dinamica così che guarda, come diceva lei, come diceva Sandra, al futuro, tutto questo dovrebbe, come dire, migliorare in termini coerenti. Però nel frattempo, ecco, nel frattempo c'è la necessità di una programmazione, una riprogrammazione del sistema salute della nostra regione che ha, come dire, bisogno di premere un po' sull'acceleratore. Dico una cosa che è cara anche all'assessore Riccardi che si sta veramente che sta lavorando molto e si sta anche esponendo molto. Noi abbiamo un fiorire, cosa che l'assessore, ex assessore alla sanità Telesca conosce bene, un fiorire di comitati. Mi permetto di dirlo in una trasmissione pubblica, il tema molto spesso del comitato, che noi forse non abbiamo, almeno mi sento dire che non abbiamo cavalcato in modo, come dire, eccessivo, comunque il tema molto spesso dei comitati è che il leader del comitato diventa molto spesso una persona che aveva bisogno di trovare un ruolo e lo trova lì, quindi parla molto spesso alla pancia delle persone ed è un messaggio diretto, violento, veloce, che porta anche a delle difficoltà poi della politica nella gestione. Direi che c'è un altro elemento sul quale il governo nazionale può incidere, potrà incidere, rendere più attrattive queste professioni, perché è vero che riprogrammare, rivedere l'allargamento dei numeri per un periodo, sono d'accordo col consigliere Novelli, perché poi ci sarà la curva, cambierà, ricomincerà a scendere, però oggi spesso i posti a concorso non vengono coperti, spesso i posti in alcune specialità non vengono coperti, quindi vuol dire che sta perdendo attrattività il mondo della sanità. Allora i contratti collettivi nazionali… Sono alcune specializzazioni che vanno forte, esatto, sono quelle che permettono di guadagnare di più, quindi la domanda che le faccio, il governo dove può intervenire aumentando le retribuzioni? Aumentando le retribuzioni o comunque differenziando anche le professioni per le quali è richiesto maggiore impegno, maggiore rischio, è un po' il tema del lavoro pubblico, no? Quello di differenziare sulla base del merito, dell'impegno e anche nel caso della sanità di quelle che richiedono appunto che rischi, sulle quali rischi di più, che ti impediscono magari di svolgere la libera professione. Quindi c'è una questione che deve essere presa in mano a livello nazionale. Poi diciamo una cosa, questo governo sta continuando a dire che toglierà il tetto, perché non dimentichiamo che dal 2005 c'è un tetto sull'assunzione di personale. Ora, è vero che magari non si trovano, però siamo anche vincolati da un tetto, lo tolgano finalmente. Il ministro della Sanità lo sta dicendo che lo toglieranno, basta fare un emendamento a una qualche legge mille proroghe e questa cosa intanto darebbe la sensazione che comunque si vuole davvero andare incontro a quello che poi è. Poi c'era anche un altro aspetto del quale avevamo parlato proprio con l'assessore Riccardi, quello di dare anche più spazio a delle professioni infermieristiche su alcune cose che oggi in Italia fanno solo i medici, ma che magari all'estero sono alcune procedure sulle quali gli infermieri vengono responsabilizzati perché sono preparati. Poi un tempo si entrava e si diventava infermieri con dei corsi che non erano certo i corsi di laurea che ci sono oggi. Oggi parliamo davvero di paramedici, cioè di persone che sono molto vicine professionalmente. I nostri infermieri al mondo. Tanto è vero che ce li chiedono anche all'estero, parecchi vanno via, li pagano anche bene. Questo è un problema importante. Quindi anche questo è un aspetto sul quale deve intervenire però Roma. Governo nazionale. L'aspetto della professionalizzazione e della professionalità dei nostri infermieri è, se vogliamo, non discutibile. Il tema che anche le categorie, gli ordini stanno portando avanti da molto tempo, lo ricordo anche quando ho fatto il mio passaggio a Roma, era proprio quello di avere più spazio in termini professionali all'interno di un sistema dove vengono già sostanzialmente impiegati per determinate funzioni, ma
non sono legittimati a farle. Questo, siccome noi parliamo molto spesso di un riconoscimento in termini economici della professione, che è sacrosanto, però diventerebbe un tassello importante per quello che è il riconoscimento del valore della professione che uno svolge. Nel momento in cui io, Stato, ti do fiducia e ti dico sei preparato, sei una delle professionalità invidiate a livello europeo, ti do delle competenze in più perché tu sei in grado di svolgerle. E questo cosa fa? Sgrava la parte medica di determinate funzioni, gli consente di concentrarsi di più sulle cose più naturalmente, puntualmente dedicate alla medicina. E anche medicina. Di smaltire le code, certo, dei codici più, diciamo, meno gravi. Noi nel abbiamo pronto soccorso tutti gli elementi, ci manca, insomma, forse, ecco, ci manca il coraggio, un cuoco, ci, manca, ci vuole il cuoco che metta assieme tutte queste cose. O anche una situazione cose di corporativa. Anche, questo sicuramente, ci sono alcune cose che devono essere cambiate a livello normativo. Abbiamo delle sentenze recenti proprio qua in Friuli Venezia Giulia che riguardano i fisioterapisti, che vanno nella, sì, direzione che noi adesso, mi pare, condividiamo pienamente. E poi c'è un altro aspetto, abbiamo professionisti che sono completamente diversi da quelli di 20 anni fa, non abbiamo cambiato molto le organizzazioni, perché questo lo possiamo fare già a livello locale, regionale, cambiare l'organizzazione che tenga conto che questi sono professionisti di alto livello, di qualità. Allora, c'è un tema che riguarda appunto le professioni, quindi la definizione di quali sono le funzioni per professione, c'è un problema sicuramente anche di competizione, perché bisogna dirlo, no, tra alcune professioni, che dovrà essere superato, e questo, su questo il governo finora non ha detto nulla, ma secondo me questa è una parte importante. Poi nei nostri ospedali, nei nostri territori, possiamo anche noi fare qualcosa. Già creare gli ospedali di comunità, che sono la gestione infermieristica, va in quella direzione, questo è previsto dalla legge. Quindi, in questo caso potrebbe essere fare, un filtro importante per non portare al pronto soccorso, certamente, di Udine un codice bianco o un codice, certamente, verde, che potrebbe essere, certamente, trattato da un infermiere che è capace di fare, certo, sono persone, diciamo così, di controllo. Poi sì, se serve, sì, si va al pronto soccorso col codice giallo e il codice rosso, ma, esatto, il codice bianco e il codice verde, che poi sono quelli che allungano. Però il cittadino non è in grado, nel momento di panico, di stabilire che tipo di... No, ma finché, però, se si istituisce l'ospedale di comunità e il cittadino lo sa, magari passa prima lì, se si fa un taglietto. Che poi per altri tipi di preoccupazione è chiaro che si corre subito dove si ha l'idea che si possa essere trattati tempestivamente. Una cosa che credo ormai sia arrivata finalmente al traguardo è l'istituzione di questa centrale di emergenza, di urgenza, che non è l'emergenza, quella da ex 118, che è il 116-117, che già avevamo noi messo nella riforma, sì, che poi, insomma, vabbè, c'è stato anche il Covid, però adesso partirà, ed è proprio per quei codici meno gravi, per intervenire comunque con l'urgenza che serve, che non è l'emergenza dell'infarto. Allora, andiamo un attimo da Omar Costantini, così poi vi faccio dire qualcosa anche sulla ZTL, su quello che sta avvenendo a Udine, prima di ringraziarvi, salutarvi e dare poi spazio ad un altro spazio di sanità, perché abbiamo il professor Andrea Risaliti, chirurgo espertissimo di trapianti di fegato in particolare, ma con tanta esperienza alle spalle, che ci parlerà appunto di questo. Ma con Omar Costantini volevo fare un attimo il punto di questa piazza 20 settembre, del giretto che hai fatto. Omar, hai raccolto, ho visto, un po' di pareri. Allora lanciaci un tema che possiamo sviluppare qui con i nostri ospiti, con Sandra Tedesca e con Roberto Novelli, su questa ZTL. C'è il deserto in piazza 20 settembre, anche perché c'è un cantiere lì che sta per essere aperto e non c'è più il mercato. Allora, il titolo potrebbe essere questo, Francesco: lavori in piazza 20 settembre, aperto per ferie. Questo potrebbe essere, diciamo, il titolo per quanto riguarda anche i due ospiti presenti in studio. Come vedete, la piazza è deserta. Qualcuno diceva che oggi dovevano iniziare i lavori, probabilmente o le ruspe non riescono a entrare o c'è qualche problema, diciamo, di connessione tecnica, sì, fra i vari reparti per poi far partire il gioco di squadra. Noi abbiamo fatto intanto un giro anche per Udine per sentire, abbiamo sentito un po' di opinioni da parte delle persone, avventori e non, che le riproporremo chiaramente nel corso del TG di questa sera. Intanto ci sono le forze dell'ordine che chiaramente stanno girando in presidio, siamo, come abbiamo visto prima, a pochi passi anche dall'Hotel Astoria, dove si trova in questo momento a riposo l'Internazionale di Milano.
E cosa dobbiamo dire? Dobbiamo dire che la giornata è calda, si sentono le temperature di maggio più che di settembre, ma i lavori, ahi noi, non si vede al momento nulla. Vabbè, il cantiere, Samsi, mettiamo un po' di tempo a partire. Omar, grazie. Al di là del cantiere, allora, sulla ZTL di Udine, Teresa, cosa si dice adesso? Tante polemiche hanno accompagnato e poi ci sono delle posizioni completamente opposte. C'è chi dice, per esempio, che aiuta la sicurezza e chi dice che addirittura sulla sicurezza è un danno perché, ecco, si svuotano le piazze e si creano delle zone dove possano annidarsi, aggregarsi persone con cattive intenzioni. Sa, io non amo in politica fare i derby, credo che bisogna riflettere sulle cose, non schierarsi così da una parte e dall'altra, perché questo è un tema delicato e non nascondo che siamo anche noi preoccupati, perché Udine ha delle caratteristiche, cioè, a prescindere che le ZTL e le pedonalizzazioni sono una cosa buona e positiva per le città, per la vivibilità delle città, poi però ogni città ha le sue caratteristiche, Udine non è Milano. Udine ha ultimamente, negli ultimi anni, molti più problemi legati alla sicurezza e anche problemi di un po' di desertificazione, soprattutto di alcune zone centrali. E credo che tutto questo vada valutato con molta attenzione e credo che un confronto maggiore anche con i cittadini, gli utenti, coloro che vivono in centro, i commercianti, le persone che devono utilizzare il centro per motivi di lavoro, che quindi vanno, vengono velocemente, ci si può prendere un po' di tempo in più e ascoltare e capire la ricaduta. L'altro aspetto è, ma che visione abbiamo complessiva? Perché forse bisogna avere un quadro completo, una visione complessa, sapere dove si vuole arrivare e cercare di capire quali sono i pro e i contro. Sulla questione sicurezza devo dire che c'è una preoccupazione, ci sono alcune vie del centro dove la mancanza di gente, dove quella appunto la desertificazione, faccio l'esempio di via Vittorio Veneto perché per noi è quello più eclatante, rischia di diventare un problema anche per la sicurezza. Sappiamo tutti che i luoghi più sono vissuti in modo positivo e più sono sicuri per le persone. Novelli. Parto da sicurezza. Allora, quello che sta accadendo in termini di sicurezza, se vogliamo anche in parte percepita, non è più accettabile. Io lo ripeto con un leitmotiv di continuo, noi abbiamo un problema di sicurezza che è dettato da un numero esiguo di giovani normalmente che non sono nemmeno, come dire, cittadini di questo paese. Quindi sappiamo perfettamente qual è il target su cui dobbiamo intervenire. Gli strumenti normativi, legislativi purtroppo legano mani e piedi, in particolare alle forze dell'ordine. Il cittadino non comprende perché di fronte a certi fenomeni non ci siano delle reazioni e delle risposte efficaci e quindi siamo in una condizione per cui l'unica risposta che il cittadino potrebbe percepire è la presenza capillare delle forze dell'ordine dappertutto e quindi quella garanzia nell'avere la presenza fisica delle forze dell'ordine che allontana i malintenzionati. Questo però non è possibile. Di conseguenza ha ragione la dottoressa Telesca quando dice i luoghi più vissuti sono e più tengono lontano i malintenzionati. E qui mi collego sulla ZTL. Udine aveva una delle zone a traffico limitato più vivibili, più sociali che credo si possano trovare nelle città di media dimensione. Anche quindi voi andava bene quella lì. Secondo me, si doveva congiuntamente un po' un dialogo con chi poi produce il reddito all'interno della città, i commercianti, gli esercenti, trovare un percorso più lento, più graduale, perché in questo momento io che ho fatto l'imprenditore nella mia vita e che ho avuto un'azienda che dove ad un certo punto gli è stata chiusa una via, quella di accesso, mi ero spostato. Allora ho fatto un mutuo e ho acquistato l'azienda, l'ufficio dall'altra parte. Allora queste dinamiche un tempo funzionavano anche perché c'era più movimento, ma adesso quando un'azienda che ha già delle difficoltà a portare il reddito a fine mese si trova in una condizione in cui magari semplicemente le auto non possono più parcheggiare lì vicino, che cosa accade?
Ma ne valeva la pena? Ne vale la pena? Allora, secondo me, il ragionamento deve essere un ragionamento più ragionato, ecco, mettiamolo in questi termini. Sì, mi pare che su questo il ragionamento più ragionato era anche il suo ragionamento, sì, cioè bisognava per fare ecco, un intreccio di c'è sicuramente un po' di preoccupazione, dopodiché, insomma, per l'amor di Dio, può darsi che ci siano anche riscontri positivi, che li avremo, però secondo me bisogna tener conto di tanti elementi. Ma di certo le principali preoccupazioni arrivano dal mondo dei commercianti, da chi fa impresa, più che dai cittadini, che bene o male... poi alla fine si adattano e c'è poi chi è contrario e chi è favorevole per vari motivi, però sono proprio gli ambulanti del mercato, ecco, oppure i negozianti che sono nelle zone più integrali della ZTL hanno manifestato qualche problema. Vedremo, questa è una sperimentazione e noi ogni giorno in pratica seguiamo quello che succede. Anche le sperimentazioni in Italia sappiamo che poi diventano definitive. Non, ecco. Però mi pare di capire insomma che l'amministrazione ha detto che è disposta a sentire e a capire quello che succede, dove si può si interverrà, altrimenti no, si andrà avanti. Io ho sempre cercato una battuta nella mia attività amministrativa, ho sempre detto anche ai miei colleghi, ma perché dobbiamo fare arrabbiare il cittadino per poi arrivare a fare quello che il cittadino ci aveva proposto di fare? Ecco, sarebbe meglio prima, insomma, investire un po' i passaggi. Ragionare prima. Bene, io vi ringrazio per essere stati con noi. Grazie a Sandra Tedesca, Italia Viva, e a Roberto Novelli di Forza Italia, consigliere regionale. Grazie per essere stati con noi. Ci fermiamo un attimo, pubblicità, e tra poco sarà con noi il professor Andrea Risalite. Eccoci qui di nuovo in diretta e allora con il professor Andrea Risaliti, eccolo qui con noi in studio. Buongiorno professore, è un piacere rivederla. Grazie, buongiorno a voi tutti. Chirurgo, esperto di trapianto di fegato in particolare, che è stato è stato anche il primo ad eseguire un trapianto, io lo ricordo sempre, su una donna affetta da HIV. Qui ad Udine, quindi una delle cose più importanti che lei ha fatto, tra le tante che ha fatto. Ma volevo subito entrare nel merito di una notizia che abbiamo letto nei giorni scorsi. Dopo il trapianto di cuore da maiale ad uomo, lo xenotrapianto, che non ha avuto purtroppo un esito positivo, ma ha permesso forse di allungare un po' i tempi di sopravvivenza e di capire alcune cose, è arrivata la notizia di un trapianto di rene da maiale ad uomo. E allora, cosa ci dice di questo? Un altro passo avanti, perché si va sempre alla ricerca, insomma, di risolvere il problema della carenza di organi. Questo poi è il fine di tutte queste sperimentazioni. Certamente, se dobbiamo pensare al passo avanti, questo indubbiamente c'è stato. Ora, la storia ovviamente non si fa guardando soltanto indietro di pochi giorni, ma si fa guardando un arco di tempo un po' più lungo. Cioè gli xenotrapianti sono sempre stati, da quando esiste la storia della trapiantologia moderna, sono sempre stati perseguiti, purtroppo con scarso successo, proprio come fonte di organi non reperibili o con le donazioni. Non solo da maiale, giusto? Il primo trapianto di cuore fu con un babbuino, sbaglio? Il primo tentativo... Sì e no, diciamo, facciamo forse un po' di confusione con gli organi. Diciamo che il secondo xenotrapianto eseguito al mondo fu fatto dal professor Stefanini al Policlinico di Roma nei primissimi anni 60, se non sbaglio nel 1969. Quindi in Italia. In Italia, trapiantando un rene di un babbuino che stava allo zoo di Roma, a un ricevente in insufficienza renale. Per quell'epoca, potete immaginare, siamo agli inizi degli anni 60, in totale ignoranza di moltissime cose che oggi riteniamo assodate, soprattutto degli ultimi e degli aspetti più recenti, dell'immunosoppressione, con i conseguenti aspetti sulla terapia innovativa, antirigetto e via dicendo. Quindi pensiamo a pensare che in quegli anni, anche da un punto di vista tecnico, ovviamente di manualità e di utilizzo di materiali, pensiamo che dallo zoo di Roma veniva preso uno scimpanzé soprannominato Peppone, nome anche un po' particolare, un po' simpatico, gli veniva tolto un rene e questo poi successivamente trapiantato a un paziente che
lo ricevette con successo per i primi giorni, ma alla fine dobbiamo dire che mentre lo scimpanzé sopravvisse all'intervento di nefrectomia, purtroppo il ricevente umano morì dopo 40 allora, giorni. Il maiale si dice che ha un patrimonio genetico del 99%, mi dici, ci diciamo ci sono alcune cose da precisare. Evidentemente comunque è l'animale più vicino all'uomo. Beh, per alcuni aspetti sì, anche se i primati dovrebbero essere più vicini vicini all'uomo, ma anche per motivi di utilizzo dell'animale e più la disponibilità è maggiore per il maiale, tenuto presente che quanto appena detto corrisponde a realtà. Ma agganciamoci alla notizia del primo trapianto di rene, eseguito sull'uomo da maiale. Verissimo, ciò è accaduto poco tempo fa al Massachusetts General Hospital di Boston, grandissimo centro ospedaliero che è forse il fiore all'occhiello dell'Università di Harvard di Boston. Apro un inciso, nel 1979 sono fiero di dire che anche io ebbi l'opportunità di stare 2 anni in questo meraviglioso ospedale. E già all'epoca, quando a Udine non si pensava minimamente, era attivo un centro di trapianti molto noto negli Stati Uniti, capitanato da un italo-americano, Ben Cosmi. Quindi, chiusa la parentesi storica... Sempre italiani di mezzo. Esatto, chiusa la parentesi storica, diciamo questo è stato un successo fatto soprattutto dalla bioingegneria, ossia da un centro di bioingegneria di Cambridge, Stati Uniti, Massachusetts, e non England, UK, capitanato questa volta da un cinese, dove hanno praticamente modificato il DNA del maiale, soprattutto dapprima liberandolo da cosiddetti PERV, sono i retrovirus che vengono incamerati nel corredo genetico, che sono totalmente diversi da quelli che ha l'uomo. Anche l'uomo ha dei virus che vengono assimilati nel proprio corredo genetico, seguendo una linea evolutiva di milioni di anni. E questi ovviamente virus endogeni dell'animale, del maiale, possono creare molti problemi quando vengono a contatto invece col sistema immunitario umano. Per cui si è provveduto a sostituire, a tagliare questi pezzi del genoma occupati da questi virus, retrovirus porcini, sostituendoli con altre proteine, altri aminoacidi, oppure saldando direttamente il DNA, e similmente si è provveduto a sostituire quei geni che codificavano o che codificano il rigetto dell'organo animale nell'uomo, sostituendoli con altre sequenze di proteine oppure saldando il DNA in maniera tale che veniva umanizzato l'organo di quell'animale. Ma tutto ciò, spieghiamolo, ciò non accade ovviamente sull'animale, tutto ciò accade con la clonazione. Questo è il punto. Quindi in questo le faccio subito una domanda. Il problema etico sulla clonazione, perché sulla clonazione, la famosa pecora Dolly, esatto, sulla quale ci sono state tante polemiche. Ma per ottenere questa bioingegneria non si può fare altrimenti. Cioè il DNA non è modificabile in un essere vivente adulto. Quindi dobbiamo partire dall'inizio della vita, creare con la clonazione questi animali che producono un rene che sia compatibile con l'organismo umano. E ciò è quello che è stato fatto a Cambridge in questo centro meraviglioso di ricerca e di bioingegneria. Non ricordo purtroppo il nome del collega cinese, in quanto è un nome molto lontano da noi, molto difficile, ma uno dei più validi al mondo. Ed è il primo caso, in assoluto il primo caso che utilizza con un rene geneticamente modificato. Esatto. Dai dati che io ho sembra che la funzionalità del rene sia discreta, sia buona, mi mancano dati recenti anche perché penso che sia l'ultima preoccupazione informare Udine di come va il loro trapianto, ma da quello che si sa attraverso i mezzi di stampa dovrebbe avere una funzionalità buona. Al contrario di quanto purtroppo è accaduto sempre recentemente nei 2 trapianti di cuore, come avete accennato, in cui invece l'organo animale ha determinato la morte del ricevente umano. Ma questo, ahimè, è un problema... Però non era geneticamente modificato in quel caso. Esatto. Ma questo è un problema che noi conosciamo da molti anni. Forse
i più vecchi oppure quelli più addentro la storia dei trapianti si ricorderanno del famoso caso di Baby Faye, cioè quella bambina nata con un grave difetto cardiaco, purtroppo con genitori che non potevano permettersi delle cure di cardiochirurgia avanzate in modo tale da poter risolvere questa malattia. Quindi gli venne proposto, senza costi, questa terapia sperimentale del trapianto da babbuino. I genitori accettarono, probabilmente anche, diciamo, convinti da un'informazione non del tutto affidabile, non corretta, che non puntava corretta, più a fare quell'esperimento che a salvare la bambina. Tecnicamente l'intervento riuscì, ma purtroppo la bambina, per problemi anche lì immunologici, morì dopo pochissimo tempo. Per cui ci si deve anche chiedere quanto sono etici o fino a dove ci si può spingere con queste tecniche innovative. Premetto che a questo punto, quanto fatto invece a Boston recentissimamente al Mass General Hospital, è invece un aspetto totalmente diverso, perché si è cercato di umanizzare un organo rendendolo il più possibile simile a quell'umano e mettendo a un rischio relativo la vita del ricevente. A questo punto il donatore poca importanza ha, sì, ma si è cercato di privilegiare anche il ricevente. Adesso le faccio questa domanda. Ci sono tre, o forse poi mi aggiungo adesso, ci sono altre frontiere. Quella del lo xenotrapianto, l'autotrapianto, e cioè abbiamo sentito parlare di queste stampanti 3D che stampano l'organo con il patrimonio genetico della persona che poi in futuro potrebbe dover aver bisogno dell'organo, oppure l'organo artificiale. Quale di queste tre strade è quella più vicina a risolvere il problema della carenza di organi? In questo momento, su quale conviene insistere? In questo momento direi nessuna delle tre. Diciamo che quella che ha dato recentissimamente i migliori risultati, di cui abbiamo appena parlato, è l'umanizzazione degli organi animali. Questo è, a fronte dei risultati ottenuti, che potranno essere ulteriormente migliorati con ulteriori ricerche, ulteriori studi, come sempre, sicuramente può dare un risultato visibile in tempi recenti. Gli altri due aspetti mi sembrano ancora molto lontani da realizzarsi, e tutto ciò non deve peraltro allontanarci da quello che è la realtà oggi, ossia gli trapianti che sono enormemente aumentati in Italia, tant'è che è diventato il nostro paese un paese leader, si siede assieme ai grandi paesi europei ed extraeuropei per la donazione per i trapianti. Non possiamo appunto dimenticare quanto si fa tuttora con la donazione appunto da cadavere. Appunto per questo vorrei ricordare quali sono i dati che sono stati forniti agli Stati Generali a fine gennaio a Roma, in presenza del Ministro, del Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, quindi autorità importantissime. Nel 2023 l'Italia ha battuto tutti i record con oltre 2.000 donatori nel corso dell'anno, con un incremento pari all'11,5% rispetto all'anno precedente. Questo ha consentito di eseguire 4.400 trapianti nel corso del 2023, con un incremento del 15% rispetto all'anno precedente. Ed è questi i numeri che a noi interessano. Certo, il trapianto di Boston è il futuro, ma noi dobbiamo pensare all'oggi soprattutto. Vorrei anche ricordare alcuni punti di super specializzazione che ha raggiunto il nostro paese. Ad esempio, a Bergamo è stato eseguito per la prima volta un trapianto di polmoni da vivente. Un papà ha donato parte del suo polmone destro al figlio di 5 anni. Per la prima volta a Padova è stato eseguito un trapianto, sempre nel 2023 parliamo, di trapianto di fegato utilizzando due donatori viventi. Ossia si è preso una parte di fegato da due persone donatori per eseguire un trapianto. Viventi intendiamo sani. Sani, esatto. Perché poi c'è il vivente in morte cerebrale. Non è più vivente. Non è più vivente, ma l'organo è ancora vivo. Poggiamo viventi, donatori esattamente sani, viventi, normali, secondo una tecnica che è stata messa a punto dal professor Lee di Seoul, che ne ha
fatti, eseguiti, diciamo, un certo numero. Non solo, ma sempre a Padova hanno fatto il primo trapianto di cuore, proprio tornando a questo discorso, da donatore a cuore fermo. È morto, diciamo. Esatto. Sì. A cuore fermo. Questo volevo arrivare. Risultati, questa è un'altra, con risultati molto ecco, in questo caso, buoni. In questo caso c'entra anche molto le nuove tecnologie e tecniche combinate certamente, a farmaci. Certamente, no, perché, certamente. Si è allungato nella, il tempo. In nella, cui... nella fattispecie dobbiamo dire che abbiamo avuto, per questo ultimo frangente, l'aiuto dalle cosiddette macchine di perfusione ingegnerizzate per fondere l'organo in maniera ottimale, al contrario di quanto veniva fatto fino adesso. Ossia, queste nuove macchine per la perfusione e per la conservazione dell'organo hanno cambiato completamente il modo di agire e di pensare nei confronti dei donatori, per cui anche donatori, diciamo, non ottimali, cioè per vari motivi, per malattie, per età, per tutto, possono donare un organo vitale e biologicamente attivo proprio grazie alla trasformazione che possono avere durante il periodo del manipolazione della macchina. Il discorso del prelievo, lei ha parlato del trapianto di cuore a Padova da un cuore fermo. Vale anche per gli altri organi, il cuore vale è fermo e quindi siamo ovviamente esatto. portati a pensare che il cuore si vede, no, quello che fa, perché si muove, poi non si muove più, è fermo. Ma per esempio il fegato, per rimanere vale anche... quello che è l'organo a lei più caro. Esatto, mi sono cari anche gli altri, per carità, ogni organo ha la sua funzione. Ma no anche caro professionalmente parlando. Anche gli altri organi sono, diciamo, più che fruibili, cioè sia i reni, parliamo quindi del trapianto più comune che si segue in Italia e nel mondo, sia i reni sia il fegato sono, diciamo, conservati in maniera ottimale per poter essere trapiantati con ottimi risultati. Veniamo invece a quella che è la chirurgia che non necessariamente porta al trapianto, no? Ci sono stati dei convegni a cui lei ha partecipato con delle ultime novità, se non sbaglio, riguardo la chirurgia del fegato e del pancreas. Sì. Da questo punto di vista, proprio per non perdere di vista quello che succede nell'attualità. Giustissima l'osservazione. Esiste una società italiana che si chiama la società di HPB, cioè di fegato, pancreas e vie biliari, che non solo guarda al trapianto di fegato, ma guarda anche a tutte le terapie chirurgiche e non chirurgiche che possono essere eseguite in questo settore, diciamo, sui pazienti affetti da malattie del fegato e del pancreas. Quindi, una parte è certamente il trapianto di fegato, e questo l'abbiamo in qualche maniera parlato fino adesso, ma certamente non esiste solo il trapianto. L'ultima spiaggia. Esatto, cioè. Di quello che si è parlato molto è anche una delle malattie purtroppo con la mortalità più elevata, che è il carcinoma del pancreas. Sappiamo tutti purtroppo che la prognosi in pazienti affetti dal pancreas non è certamente la migliore, anche se ha avuto ultimamente dei risultati migliori rispetto al passato, grazie anche alle terapie innovative pre e post chirurgiche che si possono eseguire, ma anche alla, diciamo, particolari interventi chirurgici, diciamo, particolarmente accurati e demolitivi, che possono assicurare una sopravvivenza a 5 anni dell'oltre, insomma, fino ad arrivare al 20%, che sono cifre un tempo impensabili, perché ben pochi arrivavano all'arco dei 5 anni con una, sopravvivenza circa al 5%. Quindi c'è stato un importante miglioramento. Mi sento di dover, diciamo, ricordare a questo proposito quanto è stato detto nel corso del congresso di pochi giorni fa a Padova, proprio dal professor Boggi di Pisa, che è uno dei maggiori esperti pancreatologi chirurghi italiani, portando la sua esperienza di interventi demolitivi massivi per il carcinoma del pancreas, con degli ottimi dati di sopravvivenza a 5 anni anche per malattie importanti, cioè invasive, con una chirurgia oltremodo, diciamo, demolitiva ma ragionata, che ha consentito non solo la sopravvivenza ma anche una qualità di vita accettabile, buona, sì, per questi malati, facendo vedere alcune foto molto belle che ricordo. C'è chi faceva la maratona, c'è chi giocava a tennis, quindi in condizioni psicofisiche, diciamo, più che accettabili. Certo,
la chemioterapia, i nuovi farmaci che vengono utilizzati, diciamo, preoperatoriamente o a seconda dei protocolli, caso, certo, hanno cambiato notevolmente l'evoluzione, la prognosi di queste malattie. E un aspetto particolare va dato proprio a quella che è stata l'ultima branca della terapia oncologica, della chemioterapia, cioè quello che viene chiamato l'immunoterapia, che è nata, diciamo, in sordina pochi anni fa, ora ha raggiunto dei risultati importantissimi grazie soprattutto alle ricerche farmacologiche e ai nuovi prodotti di cui gli oncologi si possono avvalere. Quindi è un messaggio di speranza, soprattutto, è un messaggio di, non di ottimismo, ma di moderato ottimismo, ragionando su quello che si può fare con la ricerca. Sì, intanto un messaggio di speranza, mi permetto di aggiungere questo, che ha lasciato un nostro collega, Andrea Spinelli, che non so se lei conosce il caso di qui in Friuli, che aveva un carcinoma alla testa del pancreas inoperabile ed è riuscito a vivere 10 anni, e aveva raccontato tutta la sua storia dei suoi cammini, si era messo in cammino migliaia e migliaia, milioni di chilometri percorsi, e forse anche questo, dicevo, lo aveva aiutato. Comunque un caso che tra l'altro era stato curato sia al Crolo di Aviano che all'ospedale di Pordenone, mi fa piacere sempre ricordarlo perché era un carissimo collega scomparso ormai poco più di un anno fa. Un'ultima domanda le faccio: perché di pancreas non si parla quasi mai di trapianto, o mai? Si può parlare di trapianto, ma non per problemi oncologici. Noi abbiamo fatto adesso l'esempio del carcinoma del pancreas, purtroppo il carcinoma del pancreas costituisce una delle più evidenti controindicazioni a un intervento trapiantologico, perché il paziente deve essere immunosoppresso e quindi daremo spunto e daremo forza alle cellule neoplastiche di rigenerare e di colpire tutti gli altri organi. Quindi il trapianto di pancreas esiste, ma esiste soltanto come indicazione alla terapia del diabete insulino dipendente. Ha avuto, diciamo, uno sviluppo particolare sempre a Pisa, poi per vari motivi, grazie anche ai nuovi tipi di insuline, nuovi tipi di somministrazione, c'è stato un calo dei trapianti di pancreas eseguiti, per ripartire con nuovo vigore negli ultimi anni. È un trapianto che viene eseguito di solito in combinato con il rene, perché sapete che è noto che il diabete colpisce prevalentemente il rene, può portare negli anni a un'insufficienza renale che deve essere trattata con dialisi. A questo punto il trapianto combinato di rene e pancreas costituisce la terapia, diciamo, di principio migliore che noi possiamo offrire a questi pazienti, anche perché il solo trapianto di rene potrebbe a sua volta ammalare di diabete, che certo, purtroppo capita, il paziente succede in queste condizioni qui. Esatto. Professore, grazie mille per questa interessantissima chiacchierata scientifica, ma con termini molto semplici. Abbiamo fatto capire, spero, a chi ci ha seguito da casa che cosa significa trapianto, cosa significa quello che è successo, questa nuova frontiera del trapianto di rene geneticamente modificato venuto a Boston. Grazie al professor Andrea Risaliti. Grazie a voi. Speriamo di vederla qui ancora con ulteriori buone notizie sul fronte della ricerca e delle immense possibilità che grazie allo studio della ricerca si aprono sempre davanti alla medicina. Grazie al professor Andrea Risaliti. Adesso andiamo un attimo di nuovo con lo sport e dunque ripartiamo dal servizio sulle ultimissime in casa Udinese ed Inter, quindi la presentazione del match tra Udinese ed Inter questa sera al Blue Energy Stadium, ore 20:45. Il 31esimo turno si chiuderà con Udinese-Inter. I bianconeri sono stati acciuffati dall'Empoli, vittorioso sul Torino 3-2, e superati dal Cagliari, che ha battuto in rimonta l'Atalanta. Buono il pareggio tra Salernitana e Sassuolo, così come la sconfitta del Verona, mentre l'Inter coltiva ancora il sogno di vincere lo scudetto nel derby di lunedì 22 aprile contro il Milan.
Udinese che sarà priva del suo totem offensivo, Lucca, nonché miglior marcatore delle zebrette con 7 gol in questo campionato. Success però potrebbe scivolare in panchina con Davis out e Brenner anche perché è tornato oggi dal Brasile, ma davanti è in grande spolvero Florian Thauvin che giocherà in coppia con Pereira. Così a destra sarà corsa tra Eisibue e De Bosele, mentre a sinistra Camara si è strameritato la conferma. L'ivoriano ha scalzato nuovamente Jordan Zemura, il quale aveva preso il posto da titolare dopo l'avvento di Cioffi in panchina al posto di Sottil, e sta macinando gioco anche in un momento non semplice per un atleta della sua religione, vista la coincidenza con il periodo di Ramadan. Riguardo l'Inter, c'è chi parla di squadra in leggera difficoltà, ma il piccolo calo, nemmeno troppo vistoso, è arrivato solo dopo il contraccolpo dell'uscita dalla Champions League per mano dell'Atletico Madrid. L'Inter nelle ultime uscite non sta affascinando, certo, ma comunque dimostra lo spirito della grande squadra, come successo nell'ultima gara contro l'Empoli nel lunedì di Pasquetta, sospinta anche dalla grande importanza delle mezze ali Barella e soprattutto Mkhitaryan, che conferma ogni partita i motivi per cui ha relegato in panchina Frattesi, come probabilmente lo stesso trattamento avrebbe riservato a Samardžić se avesse vestito il nerazzurro. È un Inter che tra l'altro sta sopravvivendo a un momento buio anche della Tula. Il francese Thuram non segna da 5 partite a metà febbraio contro la Salernitana, ma fa ancora più notizia l'astinenza da 4 turni di Lautaro Martinez. L'argentino non segna dalla trasferta di Lecce di fine febbraio, quando con una doppietta pesante si era portato a 23 gol realizzati. Lo scettro di capocannoniere non è in discussione, certo, ma chissà che le voci sul rinnovo non lo stiano deconcentrando. Questi ultimi dati non sono positivi per l'Udinese, anche solo per la legge dei grandi numeri che potrebbe portare a sbloccare la coppia più prolifica dell'intera Serie A. Attenzione però anche alle assenze dell'Inter, che ritrova Arnautovic ma perde De Vrij, oltre a Bastoni che alza bandiera bianca, assenza da non sottovalutare sia per la qualità della fase difensiva che per la sua importanza davanti. Il difensore della nazionale azzurra ha messo a referto 3 assist nelle ultime 3 partite dell'Inter, aiutando i suoi a portare in cascina 7 punti. A ogni modo, Cioffi Dixit dare il 200% in campo questa sera per sperare di strappare punti all'Inter è doveroso, anche per non fare la magra figura dell'andata, dove un atteggiamento remissivo misto a un regalo arbitrale aveva fatto maturare un pesante 4-0. Allora, vediamo il quadro dei risultati già maturati. Oggi si chiude la giornata, poi mancheranno solo 7 partite al termine di questo campionato. Manca solo Udinese-Inter, ecco gli altri risultati: il pareggio tra Salernitana e Sassuolo, la vittoria netta del Milan su Lecce, il derby di Roma vinto dai giallorossi, l'Empoli che ha battuto il Torino conquistando punti importanti in zona salvezza, il pari tra Frosinone e Bologna, Bologna ha fermato la Frosinone che è impegnato anche il Frosinone nella lotta per non retrocedere, il Napoli che rinasce a Monza, il Cagliari importante successo sempre in chiave salvezza per la formazione sarda contro la forte Atalanta, il Genoa che vince lo spareggio contro il Verona, spareggio per modo di dire perché comunque il Genoa era già messo abbastanza bene, e poi la Juventus che ha superato la Fiorentina. Chiude questa sera Udinese-Inter, uno sguardo alla classifica rapidissimo, come vedete l'Udinese è lì a quota 28 con possibilità in caso di successo di allungare e andare addirittura a scavalcare, pensate, il Cagliari e piazzarsi al 13° posto, è una classifica ancora molto compatta dai 26 del Frosinone, 25 del Sassuolo, lasciamo perdere la Salernitana che ormai è un po' dietro, fino ai 30 del Cagliari, da 38 in su sono tutte tranquille, anzi il Monza può sperare ancora in qualcosina anche in chiave Europa Conference League. Siamo giunti al termine di questa nostra diretta, da oggi una diretta che inizia sempre alle 12 ma si prolungherà tutti i giorni fino alle 13.45, così come abbiamo i nuovi orari della rassegna stampa. La mattina alle 7 c'è la celebrazione della messa dal Duomo di Motta di Livenza e poi alle 8.15 iniziamo a sfogliare insieme i giornali, ad ospitare nei nostri studi o in collegamento gli ospiti per il dibattito quotidiano sul territorio. Grazie per essere stati in nostra compagnia, buon proseguimento con TV12.